Ok, facciamo entrare i nostri amici. Bam, eccoli qua. Buonasera ragazzacci. Buonasera, ciao a tutti. Io ovviamente mi scuso in anticipo per che mi dilungo sempre tantissimo, però io sono fatto così, non ci posso fare niente. È una malattia. No, parla anche per me. Buonasera alla nostra Maria. Allora ragazzi, vi ho lasciato carta bianca. Buonasera Antonio. Ovviamente se ragazzi se mi vedete muovere la manina è perché sto salutando la chat. Vi metto il pieno schermo e presentatevi voi, almeno io bevo un bicchiere d'acqua. Va bene. Vai. Aspetta perché mi sono sbagliato. Sì, ho schiacciato altra roba. No, qui. Lo so dov'è. Lo so, Sandra Mondaini. Vai! Mamma mia! Eccoci! Ciao a tutti! Parli te? Parliamo noi, facciamo prima un po' per uno. Un po' per uno. Noi siamo Coppia Avventura. Cioè, io sono Abbe, lei è Mary, e nulla, noi vabbè, giriamo, viaggiamo con un Land Rover camperizzato, un Discovery 3, e niente, proprio all'avventura, come si suol dire, perché logicamente viaggiare con un camper è un discorso, viaggiare con un fuoristrada è leggermente diverso per quanto riguarda comodità e come spazi. Giustamente ha detto Luca prima, no? Siamo sempre alla ricerca del comfort anche viaggiando, anche noi non lo abbiamo. Parliamoci con lo spaziettino chiaro. Così si può cambiare drasticamente la giornata. Sì. E niente, vabbè, con questo Land Rover un viaggio che abbiamo fatto ultimamente si può dire anche abbastanza impegnativo. Per via del clima è stato che siamo andati a Capo Nord a marzo e c'era neve, ghiaccio, freddo, tutto quello che ci si poteva mettere ci si è messo e quindi ci siamo messi proprio a dura prova noi, la macchina e la, noi, la pazienza della Mary col cane, con tutto quello che si poteva. Sì, diciamo che questo qui di Capo Nord è stato forse il viaggio più impegnativo fino ad oggi rispetto sì. agli altri, perché abbiamo voluto fare un po' una specie di sfida anche con noi stessi su quello che ci eravamo messi in testa di viaggiare con questo Discovery, però arrivati a fine di più di un mese e mezzo ci siamo usciti vittoriosi per noi alla fine, per quello sì. che noi ci eravamo dati come obiettivo, no? Quindi andare, dormire in macchina, dentro a questi sacchi a pelo che ci si vede solo gli occhi, scaldamenti dovuti, ora non è che siamo incoscienti anche perché sennò ci trovano ibernati, però cucinare non è semplice, perché no. per cucinare devi uscire dalla macchina e quando ti ghiacciano per andare in bagno anche se no, siamo stati sì. abbiamo il gabinetto chimico in macchina, abbiamo la doccia, abbiamo tutto. Insomma, quello che può servire, noi siamo un po' però... così bimbi, come ci avete visto ora, così lo diciamo a tutti, così, sì. molto così, buona la prima per noi, capito? Esatto. No, poi è vero, è più complicato perché ovviamente camper non si entra, van o camper non si entra nel merito, perché comunque sia di qualsiasi misura si parli, se c'è una camperizzazione vera e propria, la comodità nelle giuste misure c'è sempre, partendo da un camper che ha tutto, fino ad arrivare a un van che magari non ha il bagno, una doccia da allestire, il portapotti, fino ad arrivare alle micro camperizzazioni che finché rimangono sul piccolo furgone o sulla multispazio, come possono essere, che ne so, il Doblò, i Kangoo, no? Ci sono tantissimi video su YouTube dove si camperizza un Doblò, però ecco, quello ti dà sempre la possibilità, magari anche da seduti, non in piedi, però di soggiornare all'interno anche per cucinare e per svolgere determinate mansioni. Mentre l'auto, che poi è il vero car camping, no? Perché la micro camperizzazione è una cosa, di un multispazio, ripeto, di un furgoncino, quello che è. Ci sono episodi di persone che hanno camperizzato anche i Piaggio Porter, no? Piccolissimi, però comunque sia hanno dietro un volume che ti permette anche di cucinare all'interno, e non è poco, Mentre il vero car camping, che è quello che mettete in atto voi, che poi nasce dal fuoristrada, perché assolutamente il primo car camping era proprio il car camping base. Si dorme sul tetto, nemmeno dentro, con la maggiolina o con il camp up, no? Non più tardi di qualche tempo fa abbiamo avuto i ragazzi di Searching Outback ospiti, che loro proprio producono il camp up e dormono in tenda. Però ecco, tutto, e sono mezzi veramente minimi come spazio, quindi
ci puoi anche dormire, perché con i giusti aggiustamenti, scusate il gioco di parole, ci puoi dormire, però di cucinare dentro o di soggiornare... Noi per è ancora più difficile, non abbiamo neanche la tenda sul tetto, noi facciamo tutto dentro la macchina. Quindi anche gli spazi di stivaggio devono essere concepiti anche poi per essere utilizzati per dormirci dentro. Noi lo sappiamo perché nella pseudo camperizzazione, no, che abbiamo fatto nella nostra Polo, comunque sia, nel momento in cui ci dormiamo dobbiamo prendere atto che le cose che ci portiamo dietro, cucina, tanica dell'acqua, tutto quello, il portapotti, tutto, esatto, quello che può servire, devi capire che nel momento in cui ci dormi ho un posto dentro o devi metterlo da qualche parte fuori. È vero, è vero. Infatti noi abbiamo risolto usando ovviamente più che altro d'estate noi, perché abbiamo anche il camper, non è la nostra principale disciplina, chiamiamola così, abbiamo questa tenda gazebo dove ci va il culo della macchina, si apre il bagagliaio e rimane veramente isolata, e allora ecco, le cose che scarichiamo per dormire in macchina le mettiamo in quella tenda. Però l'estate è tutta un'altra cosa. Noi abbiamo visto anche quest'estate, quando siamo stati un mese in Sardegna, potendo mettere la roba fuori, aprire la tenda per metterci il gabinetto dentro, farci entrare la doccia, cioè è tutto un altro modo di riuscirci anche a dormire tranquillamente. Assolutamente. Quando sei lassù non metti niente fuori perché ci ghiaccia. È vero. Antonio dice... Come me loro hanno anche uno staffi bellissimo, parla presumo del... Sì, è veramente bello, sì. L'abbiamo Daddy, visto prima. Vieni a salutare, Daddy. Un canino a comando, poverino. Tra l'altro avete anche un diavoletto dietro la testa, visto che è risaltato dentro. Eccolo lì. Aspetta. Che bello. Diciamo, lui è parte integrante di Coppia Avventura, ci dovevamo chiamare Trio Avventura, però... Buonasera Carla, intanto io saluto la nostra amica Carla, Orga. Buonasera Carla! Sì, infatti lì ci sarebbe da ripetere. Coppia Avventura più uno, Coppia Avventura più uno, vero. Tu non mi vuoi far portare i gatti in camper? Ma ci abbiamo il topo e ci vuoi portare anche il gatto, certo. Ti immagini che casino? Almeno hai risolto, certo, il problema dei topi. La nostra Federica, buonasera, ci dice bellissimo il cagnetto, e anche il nostro Antonio ovviamente dice stupendo, e in effetti l'abbiamo visto prima, c'è un musetto veramente. Ora vado a prendere il nostro veramente... gatto. No, non ci entrano in studio gli animali. Prova, ah, perché ci sei? Perché l'unico animale, sono il maschio alfa, devo starci solo io. Non, signori, non voglio altri maschi. Poi hai visto che bestia che è il nostro maschio, il gatto maschio, quindi insomma c'è la competizione lì, no? Te sei come nei cosi dei lupi, che sei quel lupo vecchio che va davanti. Il lupo solitario. Il maschio alfa. No. Maschio alfa. Non è vero, non conto niente da nessuna parte. L'unico punto in cui conto è il mio sherpa, il mio camper. È mio. No, è mio. Comunque, a parte questa disquisizione di proprietà, te ti tieni i gatti, io mi tengo il camper. Dicevamo, tornando a bomba sull'argomento, perché poi noi ci perdiamo molto alla Mondaini Vianello, no? È un must che c'è anche nei video, non so se l'avete notato. Ecco, sì, la sfida diciamo del car camping è prevalentemente quella della stagione dell'inverno, della stagione fredda e dei luoghi come può essere Capo Nord, giusto appunto perché comunque sia, si fa presto, no? Se non c'è freddo, anzi, anche noi col camper, avendo tutte le comodità, se il tempo è bello è normale che mangi fuori, cucini col fornellino, cioè non ci pensi nemmeno a stare dentro. Però no, erano pronti al freddo, cioè era attrezzata, cioè, certo, abbiamo due basto, abbiamo due basto, Ale, noi due, vabbè, abbiamo Alessandro due batterie. Alessandro dice ci noi vuole non una... abbiamo il webasto, ci abbiamo la truma che va bene lo stesso. Sì, vabbè, c'è un'altra roba. Ci vuole una grande ragazza per fare un viaggio a Capo Nord con una Jeep camperizzata, dice il nostro Alessandro. Buonasera. Ci vuole, più che di una grande ragazza, ci vuole una grande intesa tra i due. È vero, assolutamente. Gli spazi sono veramente piccoli. È vero. Non è litigano, uno va in bagno, no, litighi, per dire, se uno litigasse sei lì. Sei lì.
C'è poco Ci da fare. saluta anche il nostro Cristiano, il nostro Bubris, dice fotonici, in effetti è vero, e se lo dice lui è una garanzia, ragazzi, No. perché il nostro Bubris quando fa un complimento è da tenere veramente in considerazione, non Allora, perché non ne faccia, ma ringraziamo. perché sa a chi farli, sono reali i suoi commenti, non sono mai di circostanza. Ma Quindi infatti ti faccio buonasera anche al piacere nostro vedere, Cristiano. tipo sul canale di YouTube, ogni tanto lo vedi qualche, no, qualche litiga, però qualche scambio di idee, come, perché io poi il navigatore io lo interpreto alla mia maniera, no? Quindi giro, cioè se lei mi dice gira, ormai è passata, cioè Perché mi hai guardato? Chissà come l'ha guardato. Spettacolare. Perché mi hai No, guardato? perché stanno toccando un tasto veramente drammatico il Dobbiamo navigatore. perdere, eh? L'ho mai fatto perdere. No, E noi allora? sì, ma Noi sì, ma il bello nostro è proprio quello. Se te c'è un video che te praticamente te lo guardi, dici non ci credo. Cioè, questi due sono fulminati. Abbiamo sbagliato di 50 km una strada. Siamo arrivati in cima, ci hanno detto è chiusa. Altri 50 km indietro per riuscire a prendere una deviazione, perché poi su Norvegia le strade non è che sono tante come qua, che dici prendo il certo. primo paesino, lo aggiro. Là, se devi tornare indietro di 50 km, ci torni indietro, punto. È quasi una tappa praticamente, ti fai una tappa in più nel viaggio Bravissimo, perché poi magari. là per fare 50 km ci impieghi veramente tanto, un po' perché ci sono Sì. le velocità che sono molto bassi e un po' perché le condizioni, diciamo, della strada, il tempo non sono sempre facili. Però siamo anche duri noi, perché comunque ci sono dei cartelli gialli, no? Che per quanto tu non sappia la lingua, io vado, fermati un attimino, si prova a decifrare quel cartello che c'è scritto, no? Il navigatore magari non lo può sempre sapere che in quel momento hanno chiuso la stradina. E in più, se per caso, per sbaglio, uno trova qualcuno, come si è trovato noi, un ragazzino che io, guarda, dovessi trovarlo ora, lo bacerei, però non gli abbiamo dato ascolto. Lui era Non te una l'accorgi? ruspa che puliva la strada, che ci faceva cenno così, e Vedi, noi, ciao! stava Ciao, ci segue! capito? Quindi avrà detto quelli non sono rifiniti, ma effettivamente è così. Non si può fare 50 km a vuoto, che non si vedeva niente, una nebbia, una neve, però ci garba così. La sera Spettacolo! soddisfatti poi, capito? Perché No, comunque fate la spettacolo! Con noi sfondi una vittoria. porta aperta, no? Veramente spettacolo! Sì. Anche noi, per dire in piccolo, ieri sera. C'ho i fanali che io dovrò veramente vedere di Con le sistemarli, candele, perché sembrava avessi due sì, candele. Con le anch'io. carrozze che mettevano le candele nelle lanterne, ecco, il nostro Sì. Sherpa più o meno illumina così. Quindi abbiamo fatto sta via di montagna, è venuto buio, ma erano le 5, erano le 5 del pomeriggio, ma era buissimo, cioè questa bruma che scendeva e questo capo, io vedevo praticamente, io penso, Due centimetri. due, no, 2 metri, non di più. Io facevo le curve quando mi arrivavano lì, cioè, infatti stavamo andando veramente piano, ci abbiamo messo tanto anche per quello. Eppure, anziché essere arrivato teso sì, perché insomma, sei a guidare, poi i camion che sfrecciavano magari a fine lavoro, dei tir come dei missili nella parte opposta, è stato impegnativo. Eppure quando sono arrivato, cioè, ero carico, mi sono divertito, cioè, nel Ma anche senso, noi, non è che dici, amo il quello rischio, è bello, però... quello. Oh, Non è che la vivaci. volta dopo dice Dio chi me l'ha fatto fare, ecco, anzi, L'ultima è anzi. stata l'altro mese in Sardegna, ho impostato pan di zucchero. Siamo arrivati in centro città, una pasticceria. Cioè, rendetevi conto. Quando siamo Può darsi arrivati. anche che era fatta di proposito. No, non siamo neanche scesi perché sennò non è Eravamo appena possibile. partiti. Ma guarda, sì che ci si perde anche col navigatore, noi ormai è una cosa che Sì, sappiamo, qua. no? E ci se C'è ne da fa una dire che ragione. il navigatore sì, può essere preciso, che certe volte anche noi ci chiediamo, ma minchia, una volta come facevano con le cartine? E Bene o male il infatti, navigatore ti dice le prima la cose. cartina. Ma infatti Allora dice. se te guardi dei video, cioè, ci sono sempre i momenti in cui lei dice, tranquilli gente, abbiamo sbagliato strada anche oggi, perché Ormai. poi finiamo nei peggio posti. Allora Sì. Alessandro dice come si chiama il canale YouTube? Coppia Coppia Avventura. Avventura. Coppia Andate. Avventura scritto tutto attaccato con una Con scritta una A, che con fa una A. da coppia e da avventura, unità. Esatto. Sì, no, non aveva senso 2 A. Non, eccolo lì. Aspetta che ti metto. Aspetta, che qua ci dovrebbe essere anche Ecco, l'adesivo da qualche aspetta parte. che ho dei problemi Eccolo. con la Ah, scritta. ci sei, ci sei. Voilà, Poi vedete il logo il mio e non è quello. sbagliate. Il logo è quello.
C'avevo il cappello a portata di mano. No, però è bello, cioè non c'è niente da fare, anche quando siamo andati lì fa freddo, nevica, che magari ci perdi anche 3 ore per fare 10 km, però poi arrivi in cima e sei soddisfatto, cioè quando arrivi in cima che tappare quel pallone non ce n'è per nessuno, cioè Ne vale la pena. può anche grandinare grosso come una scatola da scarpe che stai lì. Comunque, ragazzi, vale la pena dirlo, di tutte le persone che con i mezzi più improbabili sono andati a Capo Nord, il re è uno soltanto. Mi va di nominarlo, che lo seguo anche, Omar Chinea, che ha fatto delle piccole modifiche a una bici Graziella Sì. ed è andato a Capo Nord con la tenda e in Graziella. Certo. Cioè, ragazzi, la Graziella, non stiamo parlando di bici gravel attrezzatissime per cicloturismo. E lui Ma c'è veramente. infatti le vere avventure sono proprio quelle, parliamoci chiaro, perché ora poi si va un po' più stretti, un po' più larghi, però sei sempre su ruote e vai. In quel È caso vero, è vero. lì sono toste Io, quelle, più di anche se quello va dovevo bene. andarci a fare trekking, meno di quello dovevo A fare. Ma piedi. forse sarebbe stato meno complicato farlo come trekking, perché idealmente uno c'ha anche una sorta di preparazione. Insomma, io se dovessi dire lo faccio a piedi o lo faccio con una graziella, penso sceglierei a Però piedi, secondo me con a camminatore. qualsiasi mezzo lo fai, cioè quando decidi di andare a Capo Nord è per una motivazione, no? Cioè c'è qualcosa dentro che ti supporta ad andarci, perché non è come dire vado a fare un giro a Barcellona, ci vai perché ti ispira. Cioè proprio l'idea di partire, di dire andiamo a Capo Nord. Quando te riesci ad arrivarci, cioè, non so come spiegarti, è proprio, cioè, un'emozione. Ora lui è innamorato di Capo Nord Sì, e anch'io. io. Io penso che ogni destinazione tu raggiunga è sempre Sì, un'emozione, perché comunque che sia lontano o vicino, però ogni anche per esempio meta. abbiamo fatto tutto il giro della Sardegna, Sterra, cioè arrivi in fondo e dici, cioè figo, ci siamo divertiti, però stupendo, tutto quello che vuoi, però io parlo a livello emotivo, no? Cioè quando arrivi lassù in cima con tutte le difficoltà, perché volente o nolente un viaggio del genere è lungo e le difficoltà ce l'hai, sia che lo fai d'estate, sia che lo fai d'inverno, ovunque, cioè in qualsiasi momento lo fai. Qualcosa, cioè, poi la senti la stanchezza anche, senti. Sì, Si certo. vede, no? Che Cioè. siamo rimasti flashati del Grande Nord. No, Si sono. vede. Alessandro dice: appena posso ci andrò sicuramente. E Ale, te lo consigliamo perché veramente anche noi sarebbe una tappa che ci piace Penso sia veramente una grande fare. avventura che andarci con lo Però. scelta, Sì. assolutamente sì. Ma molta Molto avventura, avventuroso. Però l'aurora avventurosa. boreale, gente. Come? L'aurora boreale proprio ti piglia il cuore e è finita. Cioè, Anche dici lì abbiamo come? avuto la fortuna, forse ripagati per quelle cose che abbiamo fatto, di fuori di testa arrivare lassù con quel clima, perché veramente per noi è stato tragico. Poi c'è chi ci va ancora con più freddo, perché comunque chi ci va ora è ancora peggio. L'abbiamo vista 2 volte questa aurora boreale e è magia Ma pura. sì. E lì ti fa dire torneremo, ma per tutta una serie di cose, È vero, per è vero, tante è vero. E cose. poi è bello anche come è concepito il viaggiatore, no? La considerazione che hanno proprio lì, in quei paesi, dei viaggiatori è Sì, veramente chiaro. particolare. Cioè, nel senso, non, anche il discorso di campeggio, no? Ora, al di là del mezzo, se tu stai a distanza da una casa, puoi campeggiare dove a certa distanza, puoi campeggiare dove vuoi una notte. Cioè, quindi è concepito per dire, ok, io ho bisogno di fermarmi, cioè non c'è nessuno che mi sta a rompere le balle. Ovviamente questo è strutturato con un'altra mentalità, perché se facessi una cosa così in Italia, mi dispiace dirlo, ma verrebbe fuori un Sì, cinema, nessuno certo, assolutamente. rispetterebbe le cose. Sono i grandi spazi che ci sono da loro in Italia. Io Allora. penso. No, è una questione, penso, di mentalità e di rispetto delle persone che hanno Esatto. vissuto quel luogo. In Cioè, primis, loro scusate, sono Alessandro ricchi. dice qual è il mese migliore per andare a Capo Nord? Tutti Tutti l'anno. i mesi, ogni mese ha il suo Sono detto. obiettivi. No, ogni Buonasera al mese nostro ha il suo Cristian detto. e buonasera Francesca. No. Scusate, Francesca, bada a quello che scrivi, eh? Non aggiungo altro. È quella che mi ha dato del vecchio, che sono un vecchiato, mi ha C'è detto. ragione. Ecco fatto, mica colpa è tua. Comunque, scusate. No, ora io volevo rifarmi un attimino a un discorso che aveva fatto Abe, che dice il viaggio, no? Il suo intento di viaggio, cioè quello che ti dà mentalmente il viaggio, io lo rivivo
potranno dar ragione chi frequenta la montagna, la stessa cosa quando vai a fare una vetta, una cima, specialmente in inverno, ok, a livello alpinistico, no? Ma anche a livello escursionistico. Cioè, il fatto di dire vado ed è un'impresa, anche nel suo piccolo, sia un discorso fisico, un discorso preparativo, un discorso organizzativo, e poi quando arrivi sei all'apice. Ora poi magari sembra che sto dicendo cose scontate. No, è vero. No, è vero. Però io come lo vivo in quel modo lì, allo stesso modo ci vivo il viaggio, no? Come quando fai anche una strada importante, difficile, e dici, minchia, io ci sono stato. Per esempio, noi andiamo col camper, e il camper c'ha un certo limite, no? Per quanto riguarda la viabilità. Noi siamo stati imposti in salita che 9 camperisti su 10 avrebbero detto, ma come hai fatto ad andare col camper lì? Ma questo non perché io sono più bravo di un altro a guidare, ci mancherebbe, c'è gente che guida il camper da anni e anni, però proprio dire non mi sono lasciato per vinto, non mi sono dato per vinto, ce l'ho fatta, sono arrivato lì, dico, cavolo, ma che via ho fatto? Cioè, ero bravati. Bello, bello. Ovviamente bello, senza ricche, non mettiamoci, che qualcuno, mio figlio che mi sta chiamando. Dopo. Poi infatti si rompono le cuffie. Sì, in effetti, infatti dal Piemonte siamo tornati con un po' di danni al camper, perché ovviamente... Lui usa il camper per la montagna. Quando siamo ogni tanto sotto il Land Rover ci mettere un po' le mani sotto, perché una volta la cuffia, una volta il mozzo e una volta quello... È normale. Il viaggio è una preparazione prima, durante e dopo anche del mezzo, perché si ritorna sempre con alcune cose da mettere a punto. Ogni viaggio c'è da riprendere in mano il mezzo, è così. È vero. Il nostro Andrea, a proposito di riparare i mezzi, ci dice che lui la mette irraggiungibile, e sono sicuro che potrò rispondere per te. Il nostro Andrea è veramente impegnato con la sua attività, Andrea Camper, quindi ci vuole un certo tempo, no, per intraprendere un viaggio di quell'entità lì, e sicuramente lui non ce la fa per quello, ecco, nel senso, perché sta lavorando veramente tanto e perché sta lavorando veramente bene. Mi soffermo un attimo sulla nostra Francesca, che dice che le donne hanno sempre ragione, e come darti torto? Diglielo, Ale, ce l'ha con te. Lo so, l'avevo già detto. E a proposito di donne, buonasera anche alla nostra Vale, che è andata anche lei con un amico, se non sbaglio, a Capo Nord l'estate scorsa, se non sbaglio. Quindi manchiamo solo noi. Manchiamo solo noi e Andrea, che non ci può andare. Portiamo il topo a Capo Nord e poi lo lasciamo. Ci andiamo in bici a Capo Nord. Io ti seguo in campo. Ok, mi fai da suppo, da ammiraglia. Sì. No, perché io anch'io un pochino ho iniziato, poi mi sono fermato per la stagione e per rimettermi un po' in forma, ovviamente. Ho iniziato a fare anche un po' di cicloturismo e anche quello è... Da tanto perché è un turismo lento, è un turismo che mi piace, perché ti dà la possibilità di vedere qualsiasi cosa, no? Poi ne parlavamo anche in una live passata, non mi ricordo se una del giovedì sera o una live, una driving live, non mi ricordo, che dicevamo, no, la bellezza del viaggio, del metro dopo metro, di dire vedo qualsiasi cosa, no? E il viaggio forse è la parte più importante. La meta è il coronamento del viaggio. Sì, no? Ma è tutto il viaggio che conta. Il viaggio in sé per sé. Poi magari sembra che parlo un po' stereotipato, però sono cose che le senti è veramente diverso. Allora, andiamo un attimo avanti con la chat. Antonio per Capo Nord, mio figlio che continua a chiamarmi. Allora, ora facciamo una cosa che creerà veramente dramma per la nostra Ale. Vai avanti con la chat che devo chiamare mio figlio. Ragazzi, noi siamo in diretta qua, non si scherza mica. Gli mando un messaggio. Visto che le donne hanno sempre ragione, occupati te della chat, leggi i messaggi. Scusate, ragazzi. No. Ragazzi, qua vi chiedono che strada avete fatto per andare su a Capo Nord. Allora, noi siamo partiti dalla Toscana. Poi siamo entrati in Austria. Dall'Austria abbiamo attraversato tutta la Germania, finita la Germania siamo entrati in Danimarca, dalla Danimarca siamo andati a Copenaghen, abbiamo fatto quel ponte che passa metà sull'acqua e metà sotto, poi abbiamo salito un pezzo di Svezia, siamo entrati in Norvegia, abbiamo tagliato tutta la Norvegia dritta, abbiamo fatto tutta la parte della Norvegia, poi siamo scesi dalla Finlandia a Svezia e di nuovo Germania e siamo tornati in giù. Scusate. Tanto abbiamo l'intruso. Più o meno quanto tempo ci avete messo per
Una quarantina di giorni. Una quarantina di giorni. Vabbè, con le Sì. dovute soste, fai conto Beh, che c'è da considerare anche la stagione, eh. abbiamo fatto all'incirca 12.000 km. La stagione non era delle migliori, noi siamo partiti i primi di marzo e abbiamo trovato addirittura l'ultimo tratto di strada che porta a Capo Nord chiuso quando siamo Chiuso, arrivati. quindi abbiamo dovuto aspettare un Siamo dovuti giorno. tornare indietro al camion che puliva la strada, il gatto delle nevi, che loro vanno giù come non lo so, e noi in difficoltà totale, ma non tanto per le gomme, per la strada, perché lì eravamo organizzati bene, proprio per la Non ci vedi? visibilità. Era un giorno di tempesta, lì è tutto piatto quando arrivi a quel punto, quindi tutti mucchi di neve, con il vento si ritirava su tutti, addirittura noi si confidava in quei palettini rossi in bordo strada, che a volte li vedevi e a volte no. E ci sono stati veramente dei momenti di gran silenzio in macchina che non potevi neanche riprendere, cioè Sì, ti l'ultima cosa che ti concentri. viene in mente è riprendere perché c'era del terrore quasi, sai, quando Foro dici bianco, Oh, non non vedevi vedi la punta del niente. cofano della macchina, cioè te vedevi bianco come se Ragazzi, fossi. foro bianco. Io scendevo ogni 5 minuti con le manine a levare il ghiaccio da tergicristalli, avete Se presente? no, Per non andavano più. rimanere dentro. Era una cosa. Però ecco, alla fine tutto quel darsi da fare lì è quello che quando siamo arrivati in cima il giorno dopo siamo scoppiati in un pianto dirotto, perché poi non c'era nessuno, c'eravamo soli a Capo Nord, alla Eravamo noi quadra due. lassù. Noi due e basta. E è stato veramente bello, difficoltoso però bello. Avventuroso. Quindi, Ma ragazzi, se volete chiamarvi Coppia Avventura, dovete anche vabbè, meritarvelo, no? infatti ora noi ci vorremmo anche tornare, il bello è quello. Sì, diciamo che eravamo pronti per ripartire e lo volevamo fare ancora più estremo, anziché in marzo partire a gennaio. Sai quando prendi Proprio. quel freddo? Poi niente, ci sono state delle cose, non li chiamerei intoppi perché No, si non tratta di sono occasioni intoppi. lavorative, quindi magari non ci... Bisogna vedere, abbiamo due opzioni, o quella o un'altra, da valutare cosa fare prima e cosa fare dopo. Comunque sono gli Diciamo estremi, i uno due estremo estremi. nord e uno estremo Estremo sud. nord, estremo sud d'Europa. Non Vediamo spoilerate, come. non spoilerate. Bisogna fare incastrare due o tre cose. Sì, sicuramente se gennaio è la partenza del primo viaggio, che dobbiamo vedere, ecco, come dobbiamo muoverci con questi lavori che dobbiamo fare strada facendo, perché non sembra, però lavoriamo anche strada facendo, quindi. Beh, direi. Eh no, perché tanti mi Bene, chiedono, oh, ma voi come fate? E come si fa? Ci si arrangia, nel senso, ora, un viaggio a Capo Nord con tanti sacrifici ci si può permettere tutti, quando arrivi anche a un certo punto della vita che non hai impegni particolari, bla bla bla, tante cose. E poi noi crediamo in in questa cosa questa che cosa che facciamo, facciamo. quindi lo prendiamo un po' come investimento, come quando uno pensa di aprire un'attività o una cosa propria, investi in un futuro. Siamo nella posizione nel senso che non abbiamo figli piccoli, cioè tante cose da Sì, siamo mettere riusciti insieme, piano cose già piano. passate perché il figlio ce l'ho, è anche grande, quindi puoi riuscire a fare anche una cosa del genere, a dire ok, allora mollo quello che mi poteva sembrare il costo fisso, no? Detto oggi è veramente scioccante dire così, però ti reinventi su altre cose, ci credi, lo porti avanti e cercando sempre comunque di lavorare, nonostante tu faccia questo bel gran sogno, ma i sogni devono essere grandi, bisogna pensare in grande e sognare in grande. Quindi, in base a questi lavori, noi a gennaio partiamo o estremo nord o estremo sud d'Europa, uno dei due. Quello che non facciamo a gennaio lo Allora facciamo. facciamo primavera inoltrata, Bene, inizio bene, bene, estate. bene. Quindi due viaggi È ammirevole. lunghi da organizzare. Pensa che Bravi. io pensavo eravate figli di milionari e vivevate di rendita. Vedete da No, come senti? perché di solito la domanda di chi fa scelte come Figli la non vostra, no? È fa. quella che, sì, ma tanto magari c'hanno 7 case in affitto, Ah, sì. il babbo commercialista. Ragazzi, ce n'ho una e si paga anche tante tasse anche per uno, capito? Quindi a un certo Esatto, punto anche basta. esatto. No, a noi, io Dico. dico la verità, a noi che ci lega a una scelta di vita non condivisibile in questo senso qua, è il fatto di avere magari figli. I miei figli, uno è un po' più grande, però uno c'ha 15 anni. Certo, E certo. poi aspetta, poi vi faccio vedere anche un'altra roba che magari ci trattiene un pochino. Ui, ci sono anch'io, mia La mia suocera. mamma. Mia suocera che ha avuto.
Buonasera signora! E questa l'ha detta prima che parlassi di questo, era già prima. E quindi ecco, comunque sia, poi insomma è tutto personale, no? Come vedete è molto, siamo molto... Buonasera Gabriele del canale Mezzo Litro on the Road, il mio amico Gabri, poi arrivo anche da te. E quindi come si dice, ovviamente uno deve fare sempre, no? Mettere sulla bilancia come può muoversi, però dal punto di vista degli impegni in questo senso, che secondo me sono esclusivamente quelli che possono essere familiari. Per quanto riguarda il lavoro e questo e quello, bisogna buttarsi. Perché io, sinceramente, io ho 23 anni che ho il posto fisso e avendo avuto anche altri lavori, perché non è solo 23 anni che lavoro. Però ecco, con il rispettissimo del mio posto di lavoro, se io potessi domani intraprenderei un'avventura di questo tipo. Forse lo fare subito perché non ho più 20 anni, allora non vorrei perdere tempo. Però ecco, avrei la mentalità di dire ok, basta, quel percorso lì della mia vita. Io l'avrei già fatto a 18 anni, ma... Io lo farei. Per altre cose non ho mai potuto la vita fare. Poi ti porta tante volte. Vedete, non riesco a fare una live senza che mi chiama mio figlio, mia suocera in chat. Quindi sono... Perché poi può non sembrare, però cioè, è un lavoro a tutti gli effetti anche produrre contenuti. Lo dicevamo prima, assolutamente, assolutamente sì. Allora, diciamo... Cioè, anche quelli poi per l'amor di Dio i contenuti possono piacere o non piacere, certo. Come tutte le cose che uno ha davanti al di là dei contenuti dei social, no? Perché sennò sembra che la vita sia solo social, no. In realtà tutti i lavori che uno fa possono piacere o meno, assolutamente, ma quello è bello, perché il mondo deve essere libero. Ci dispiace quando ci si sente dire oh ma andate a lavorare, noi stiamo lavorando, non chiediamo mica niente a nessuno, nel senso è non vero. Partiamo. Ci possiamo fare magari un po' di pubblicità, che le persone ci possano seguire, sempre che le faccia piacere. Uno vede chi sono questi, diano seguitici, fammi vedere. Sì, mi piacciono, ok, no, non mi piacciono, li lascio lì. Però anche... Si perde il concetto che uno produce un qualcosa, ok, e con una forma diversa di guadagno vende il proprio prodotto. Ora può sembrare brutto dire vende il proprio prodotto, ma se io domani ho la passione, apro un ristorante e viene la gente, invito la gente a mangiare al mio ristorante, vendo il mio prodotto, vendo la mia passione e ci guadagno, è la stessa cosa. Però, ma tanti hanno la mentalità, che hai fatto un esempio pratico, però la gente a volte non arriva a convertire la cosa del mondo del lavoro sui social dal lavoro fisico. Perché l'Italia non è lavoro il social. Come quando ti dicono spammate i video sui gruppi, ma non è lo spammare il video, perché se te hai un negozio che vende maglie, magari fai le brochure di carta, magari fai la locandina da mettere in paese, allora sarebbe spammare anche quello lì. Cioè, sui social ci fai pubblicità sul social... Perché non c'è la mentalità del guadagno alternativo, di quello moderno, di quello a cui che tutti, anche la mentalità più chiediamo... si devono piegare a queste realtà. Cioè, noi non chiediamo nessun prezzo alla persona fisica, perché alla fine i guadagni piccoli che abbiamo arrivano direttamente dal social, quindi non è che ti dico per vedere il mio video devi pagare un euro. Che lo guardi gratuitamente. Ragazzi, guadagni piccoli, che se non piccoli. Ci si fruga non si va da nessuna parte. Chissà. No, ma era per farti l'esempio. Cioè, se io ti apri una gelateria, io voglio un gelato, vengo di tasca mia, ti do un euro e mi mangio il gelato. Esatto, io metto un video, non è che te mi devi dare un euro, te lo guardi gratuitamente, io vengo pagato indirettamente, non da te, ma dalla tua visualizzazione, che per te è gratuita. Esatto. No, sì, ma poi però... È proprio il discorso di lavoro digitale, no? Che se fai la stessa cosa, ovvero tu per lavorare passi 8 ore davanti a un computer connesso alla rete, però lo stai facendo in ufficio e in smart working, no? In buona sostanza. Sì, hai sì. Una retribuzione diretta per chi fa questo lavoro, allora è regolare, ok? Perché magari sei dentro l'ufficio. Se la stessa cosa, ok? Perché c'è anche il caso di chi... O fa, la fai girando il mondo, non lavori, perché magari ci sono anche video per incrementare, per fare oltretutto anche quello che ti piace. È proprio, no, ma è la mentalità. È la però mentalità non è per spuntare sulla mia nazione, però basta uscire dall'Italia e cambia da così a così. Assolutamente sì, ma perché come al solito da noi le cose arrivano sempre dopo. Io però penso che nell'ordine di qualche anno cambierà, una decina d'anni, ora non so quantificare quanto, ma non sarà abbastanza breve
che si riuscirà, la nuova generazione imporrà questa nuova mentalità di lavoro, ok? Anche quando parlano, no, di persone che fanno anche senza giudicare, contenuti meno importanti, come può essere un influencer, ok? Quello magari che mette la foto, punto e basta, ok? Che marchette i prodotti, i grandi marchi, ok? C'è sempre esistito. Una volta c'era Postal Market e ora c'è Instagram per vedere le magliette. Per dire. Ma se una modella faceva la sfilata e diventava milionaria, perché un influencer che si fa 50 foto solo per un discorso estetico o per provare dei capi d'abbigliamento non deve essere milionaria allo stesso modo? Perché se noi prendiamo due persone, ok, li facciamo girare il mondo con una troupe televisiva e pagate dalle televisioni, stipendiate, li seguiamo tutti alla televisione e la televisione li paga, è la stessa dinamica. Se voi producete dei contenuti di viaggio, documentari, e il format che fate viene pagato da YouTube in questo caso, e la gente vi guarda, cioè è la stessa cosa. Cioè praticamente cambia, levo la televisione, anzi, e voi oltretutto dovete anche produrre fisicamente quello che fate vedere e registrarlo anche da soli, cioè è ancora bello. Io faccio sempre esempio di chi mi ha fatto viaggiare tantissimo dal divano, no? Dico sempre turisti per caso. Turisti per caso, sì. Cioè stanno facendo, sono stati precursori di quello che fanno tanti youtuber che viaggiano. È vero. La differenza è non c'è la troupe e non c'è uno stipendio della Rai. Quindi voi vi fate le riprese da soli e siete, tra virgolette, non si può parlare di stipendio, però stipendiati da YouTube, perché per arrivare a essere stipendiati da YouTube bisogna avere le bombe. Stipendio è un pallone, eh? Esatto. Stipendio. Allora, andiamo avanti un attimo con la chat. Allora, una cosina volevo dire al nostro Guelfi Gabriele. Hai visto, Gabri, come fumava ieri la griglia? Non aggiungo altro. Allora, Christian dice, se ci si riesce a spostare... leggi un po' te che non ci leggo bene. Si riesce a spostare avendo un lavoro digitale, probabilmente riuscirei anch'io a fare qualche bel viaggio. Voi siete fortunati e fate benissimo, è vero. Grazie. Poi c'è Bernie che dice, che ci saluta. Buonasera Bernie, buonasera. Sì, certo, fortunati sì. Io più che fortuna proprio una fortuna, perché non ci ha regalato niente nessuno a noi, devo essere sincero. Cioè, noi siamo fatti tutto da noi. Più che fortuna, è una scelta. E voglio esatto. farlo. Ecco, la fortuna può esserci... La fortuna può esserci nel caso la scelta, il salto nel buio che avete fatto, va bene, che poi se va bene per le vostre capacità. Sì, però tante volte ci si mette anche la fortuna, perché come dicevamo anche offline, tante volte anche avere le capacità e produrre qualcosa di buono non paga, perché magari non fai... come diciamo in gergo, il botto, e lo fa magari qualcuno con delle cagate, scusate la parola. No, ovviamente Christian, che posso permettermi di parlare per lui, intendeva fortunati nel senso che potete fare quello che vi piace. Eh? No, certo. Posso bene. No, è vero. Poi, per l'amor di Dio, fai queste scelte e fai anche la scelta di evitare tante cose. Noi abbiamo iniziato a chiamare il superfluo, no? Per noi, ma il superfluo può essere quello che prima magari, ok, ho visto questa borsa, mi piace, ce l'ho, ma magari me la compro, lavoro. Ora, nel senso, posso dire, la borsa faccio con quelle che ho, preferisco spendere, ma non perché sono brava, perché se un fai così non si va da nessuna parte. È vero. E l'uscita in più, la pizza in più, ci sta tutto, perché si riesce, per l'amor di Dio, però non più come prima, e bisogna fare delle scelte. No, è vero. Infatti dice, è una fortuna che avete la possibilità di avere dei lunghi periodi per fare quello. È vero. Assolutamente. No, comunque è vero, perché poi qua si gioca anche tanto su chi sceglie di fare un tipo di vita di questo tipo, scusate il gioco di parole, un discorso di essenzialità. Però non prendiamoci troppo in giro, nel senso, ok, l'essenzialità va bene, e fare una vita itinerante a livello anche lavorativo, a livello di vivere in un mezzo... L'essenziale è dettato anche dal fatto degli spazi stessi, no? Però comunque sia anche da una restrittezza economica, perché, ripeto, non prendiamoci in giro, comunque sia chi sceglie un certo percorso o c'ha veramente il babbo commercialista e 7 appartamenti, o comunque, specialmente in partenza, vive in una restrittezza è brutto, però in maniera molto parsimoniosa. Quindi, come dici tu, la borsa in più talvolta non te la prendi perché non puoi, no? Perché dici è superfluo.
No, no. Perché il superfluo non va bene in quanto superfluo, ma tante volte se no, uno no, può, è giusto dico, anche che lo prenda. Il superfluo, quello che noi lo chiamiamo così in maniera scherzosa, sì, tutto quello che è superfluo per noi è quello che poi ti permette, che sarebbe anche la necessità a volte, il superfluo. Noi in modo simpatico lo chiamiamo superfluo per non farci sentire in colpa noi stessi, per non comprare una cosa che magari, capito? No. Infatti anch'io abbiamo il nostro sherpa di 32 anni e vedo veramente superfluo magari avere un furgonato 4x4 della mia vita, di la verità, da 80.000 euro. Guarda, secondo me sarebbe proprio superfluo. È uguale per noi che se ci siamo in mezzo dove ci stai anche seduto, perché noi siamo ritrovati che quando è freddo veramente hai sete, c'è la bottiglia dell'acqua e bisogna da svariati perché la bottiglia dell'acqua non entra nel soffitto, non si alza, è una cosa tremenda. È vero. Sì, sì. Allora, Berni dice: una vita semplice senza fronzoli inutili credo sia la via migliore. Abbasso il consumismo sfrenato. È vero, però io sono anche dell'opinione che comunque ognuno la vive come crede, ovviamente, perché anche un po' di, passatemi il termine, in certe proporzioni, sano consumismo, anche l'acquisto gratificante. Nella vita io serve tutto. Non lo rinnego. Serve sia al consumismo, sia che cioè, deve esserci tutto. Ovviamente, come in tutte le cose, ci vuole, ok, sempre la giusta proporzione. Sì. Guarda, poi parliamoci chiaro, specialmente a noi donne, io parlo per me ogni tanto una coccola, come si vuol chiamarne, comprarci una cosa o un'altra, ma può essere anche la magliettina più semplice, però ci rende felice andare a fare l'acquisto. E veramente quello. Sì. Cioè, ce lo faccio un castrato ogni tanto una maglina. Giusto. Ma io penso che valga un po' per tutti, no? Che poi alla fin fine l'esempio pratico nostro è il fatto di essere diventati camperisti, di esserci presi un camper economico di 32 anni e quello che ci siamo concessi, che poi è stato anche il mezzo fisico per uscire dal format mentale lavorativo, casa, lavoro, lavoro, casa, testata contro il muro dopo 23 anni. E quindi anche lì dici, ci siamo concessi questo, e quindi guai a chi te lo tocca, no? Perché tante volte dici, oddio, ma c'hai tante spese e stai a pensare a fare quella cosa lì per il camper, se ci togli quello è finita. Cioè, per amor di Dio, stiamo bene lo stesso, perché voglio dire, siamo in salute, abbiamo un lavoro, la famiglia sta bene, io e lei, cioè... Fatto. Non volevo essere troppo romantico. No, nel senso, non ci dimentichiamo che non è che chi conduce una vita semplice e regolare, ragazzi, quanti momenti di romanticismo. Cioè, oddio, mi hai fatto imbarazzare. Cioè, non è che se si vive in maniera regolare non si possa star bene, che discorsi, è tutto soggettivo. Però avere... Io penso che nel nostro piccolo tutti abbiamo quello sfizietto di dire ok, mi prendo sta roba, sono appassionato di fotografia, mi compro la macchina fotografica. Io per esempio, io quando facevo alpinismo seriamente, andavo in montagna, ci vogliono determinate attrezzature, no? E io ho preso cose veramente costose. Ovviamente l'ho prese da Topolino, no? Mettere da parte i soldini, quando ce li avevo. E uno mi diceva, cacchio, hai preso 600 euro di scarponi. Te sei un matto che sei un operaio. Sì, a parte che ci ho messo un anno a prenderli, primo. E poi mi sono tolto lo sfizio di prendere una cosa che quando vado, dove vado, so che posso stare tranquillo. Ma ce li hai ancora? Ce li ho ancora, sì. In effetti sì. Cioè, però per dirti, no? Potevi anche andarci con quelli da 300, però non è mai come andarci con quelli che no, ci devi andare. È vero, è vero. È vero. E quindi sono quelli del piccolo, cioè, inizi con un drone, poi te ne prendi un altro perché ti piace di più riuscire a fare... quel gradino in più, cioè è tutto, cioè, ognuno c'ha i propri trip, no? le proprie passioni, le proprie cose. Sì, vedi, Berni dice una cosa giusta, piccole gratificazioni personali sicuramente, ma diventa quasi, se è l'eccesso diventa quasi esibizionismo. Beh, assolutamente sì, perché l'eccesso, tutto portato all'eccesso, poi ovviamente tutto, io come dico sempre, non bisogna essere, giocare l'ipocrisia, tutto era portato anche alle tasche, perché io sono convinto che più hai le tasche gonfie, più l'indispensabile, il metro dell'indispensabile si allunga, no? Perché se io ovviamente ho la possibilità di avere un'auto, ho un'auto e mi serve quella per muovermi perché è un mezzo di trasporto, se io ho possibilità di avere un garage per necessità, non mi può mancare il fuoristrada per andare fuoristrada, la spider per andare veloce, diventa necessario, no? Nel senso, è tutto parametrato a quello.
Però bisognerebbe comunque avere il buon senso di dire ok, perché poi talvolta sono, ora stiamo parlando di cose grandi, ma sono anche le piccole cose che, come hai detto tu, no? Una magliettina che mi gratifica. Però io a oggi, essendomi aperto a quello che è la natura, no, perché la vivevo già tantissimo con la passione per la montagna, e poterne usufruire nella nostra zona, no? Perché poi anche noi siamo vicini, noi siamo a Sì, Carrara, quindi sì, le vero. Apuane. Però il camper ti ha aperto quel mondo di gratificazione allucinante. Il camper, il car camping, il viaggio, diciamola così. E poi hai detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che il viaggio, ok, quello distante, quello impegnativo, quello da traguardo è bellissimo, ma anche il viaggio è bello, anche il viaggio che può essere come abbiamo fatto noi ieri, di una giornata, una piccola avventura per andare a trovare un Cioè, amico, ecco. ma noi quando siamo andati a fare quel raduno dei Leopard, cioè, ci siamo divertiti un sacco, cioè, strade nuove, sterra, c'è cioè, un'esperienza nuova, fa tutto, cioè, se ti piace questo stile di vita, ti piace anche solo per dire prendere la macchina e andare a Pisa, te lo consiglio di farti un giro. Cioè, è proprio un modo diverso di affrontare le cose. È vero, è vero, è vero. Infatti a noi ci pesa, tante persone vedo che, Oh, eccolo, che che troppo. gli pesa tanto spostarsi, ok? No, Invece noi a c'è me il fatto piace. di prendere anche l'autostrada, cioè a me mi garba troppo, cioè. Già mi piace guidare proprio. Ecco, noi Mi tipo, vabbè, se rilassa. si riesce a fare senza autostrada, noi per esempio tante volte preferiamo, poi c'è i tempi a volte da rispettare, devi prenderla per forza. No, a me non dispiace, sinceramente. Anche E perché tu ti dico la dirai verità. poi fuori strada andate, ma in autostrada, cioè noi per come è impostata la nostra macchina, quando fai 110 all'ora ce n'è Noi si va davanti. piano, siamo lenti. No, ora al contrario, io tante volte apprezzo anche l'autostrada perché col camper a 90 mi rilassa un Macchina più po'. strada. Perché anche il camper, se poi noi facciamo molte vie di montagna col camper, quindi non è mai rilassante. È avventuroso, è stimolante, ma mai rilassante. No, Perché è un certo. continuo, ce la farò a fare sto tornante, vera giù È la macchina. vero. Quindi ogni tanto fare un tratto autostradale mi rilassa. Poi mi è sempre piaciuta, la guida anche fluida, quella che va, filo di gas, vai e ti vedi tutto quello che c'è intorno. Ovviamente con un occhio alla strada. Però ecco, mi piace anche quella, mi piace Ma più. noi Ma noi forse perché abbiamo anche fatto una full immersion in Germania che non ci passava là. mai l'anno scorso, c'era. La Germania è Volevo lunghissima, morire. bimbi. Quando fai quella strada lì, boh, non finisce più. Non finisce più. Vero? Quindi a noi ci piace la stradina che sei nel mezzo a quelle due case, poi vai a diritto, ti Che perdi, no? vale, Dei paesini, tutte queste storie anche dei navigatori che ti perdi. E nascono da lì anche, perché ci si vuole infilare in posti. Prendi la strada normale che si fa prima, è no? che io Ma c'ho no! lei che mi ferma per fortuna, Sì, perché sì, sennò mi infilerei nei peggio sì, sì, sì. posti. Ragazzi, Io a penso volte che lui azzarda di più. In realtà poi gli dico, guardiamoci un attimo, buonasera, Dani. noi questo mezzo abbiamo che ci deve portare sia per casa sia per girare, dobbiamo tutelare, non azzardarci, non facciamo gli splendidi perché poi ci vogliono soldi per È vero. riparare le cose, capito? Quindi No, è vero. bisogna anche un attimino valutare a volte dove ci si può infilare con queste macchine. È vero, è vero, ne so qualcosa. Ne Sì. so qualcosa. Perché tipo in Sardegna ti fai prendere la mano perché c'è pieno di sterrati che ti portano al mare. A volte però Sì. sono brutti per davvero, certi, no? Abbiamo fatto l'interno della Sardegna che è bellissimo, perché noi la Sardegna io l'avevo sempre fatta mare, per me la Sardegna era mare bello, che resta il mare bello, ma La gli interni Sardegna è bella anche dentro. Secondo Gli me, interni a mio sono. gusto, sarà più bella dentro che Sì, fuori. sì, sì. Ci sono Ecco. di quei paesini dentro che Ma sono. scherzi. Posso dire ora, forse di poi, che l'abbiamo fatto per tutto il mese, solo interni, che preferisco l'interno della Sardegna al mare. Cioè, perché Sarebbe ci così sono. anche per me. La parte meno turistica è la più bella di tutte. Sì, è piena di storia, piena di colori, piena, cioè è bella, bella, bella. Io ho Sì. visto un anno, ho Sì, non visto. ci andremo mai, te lo No, dico già. vabbè, io vabbè, allora faccio un piccolo preambolo. Prima di conoscere questo Prima di fustacchione, vedere la luce. prima di mettermi col fustacchione qui, sono stata 7 anni con un ragazzo sardo.
E quindi l'ho girata in lungo e largo la Sardegna, quindi la conosco molto bene. Si vede il mio disappunto, il profilo di Ti ho fatto il disappunto. preambolo, non te ne frega No, niente. sto scherzando, sto facendo un po' di No, gag. no. E ho visto posti e No, è cose, vero, cioè, lei me l'ha sempre detto. che al di là del mare, che il mare della Sardegna è bello e nessuno è Non felice, ci non piove. ci piove. Ma posti che cioè, non si conoscevo, ho visto il carnevale sardo che non me lo sarei mai I aspettato. mammutones. Sì, mammutones, cioè, ma cose, 2 metri di neve l'ho visto in Sardegna, cioè cose che uno non si aspetta dalla Sardegna, ma usi, costumi che noi abbiamo perso. Vero, Poi è vero. grande, anche a livello morfologico, si varia perché è La grande. storia, c'è cioè, tantissime cose che non conosciamo. Conosciamo solo il No, mare vabbè. della Sardegna, È vero. No, 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 è vero, ma Purtroppo. come dicono anche della Sicilia, no? Io, per esempio, mia mamma è siciliana, quindi dovrà avere una certa Che mi affinità, no? manca, ci devo Eppure non ci portare. siamo mai andati, cioè io non ci sono mai andato, ci sono andato avevo un anno, perché i tempi sono quelli che sono e se devo concedere 2 settimane vado sulle Dolomiti, vado in Piemonte, cioè vado dove sono sicuro. Sì, Però vero. è riduttivo perché magari vado a fare un trekking sull'Etna e guai, vado a vedere dal punto di vista culturale, storico, la Sicilia, cioè levati, non c'è nemmeno da dirlo, ok? Però ovviamente uno deve centellinare. Come noi dico sempre, non torniamo mai in un posto dove siamo già stati, mica perché non ci piacciono i posti, No, ci no, è sarebbero vero. tantissimi posti dove vorremmo tornare, però purtroppo i giorni sono quelli, i tempi sono quelli e se rivado là non ne vedo uno nuovo e quindi assolutamente. È vero. Sì, vabbè, ma questi sono viaggi. Ora noi parlavamo di Vero, viaggi su ruote, ecco, su ruote. Qualcosina si può andare a rivedere perché proprio sei appassionato. Vedi, Antonio ci dice Etna, tanta roba. Ma infatti non vogliamo anticipare niente, ma un po' una mezza idea sarebbe quella di. Anche perché scendendo avremo da trovare, andare a trovare alcuni amici, tra cui il non so, però nostro mi è rimasto nel Daniele. cuore Loro Ciuffen. Loro Ciuffen e Loro Ciuffen, Loro sì. Lo Ciuffen. conoscete voi Loro Ciuffen? Quindi No, siete toscani, ragazzi, eh? no, le balze del Valdarno. No? Vedi? No, no, ora Allora, bisogna andarsene. sai Ai, ai, ai. per fare un esempio pratico, l'Italia è allucinante. Noi abbiamo fatto il primo tour in arrivare in Abruzzo a Campo Operatore 2 anni fa. No, l'anno scorso, che non è andato a buon fine perché siamo andati nel periodo sbagliato, quindi pioggia su pioggia, abbiamo saltato tante tappe, così. Però andando giù ci facciamo indicativamente i punti di interesse, non vere e proprie tappe, perché poi al momento decidiamo se andare o non andare, mi fermo, non mi fermo, vedo anzi un'altra roba, è tutto fatto in corso d'opera, ok? E lì, tornando indietro, ho detto, oddio, torniamo, fammi un po' vedere cosa c'è dalle nostre parti. E abbiamo scoperto questa località che si chiama Loro Ciuffenna, dove ci sono queste balze di Valdarno, che sono delle concrezioni di roccia tutta sfatta, no? Che lo chiamano il canyon italiano, praticamente. È una roba Ma che spettacolare. circo, aspetta! Tra l'altro, citazione, sembrerebbe che lo sfondo della Gioconda, le montagne che si vedono nello sfondo Abbia della Gioconda, ispirato Leonardo da il Vinci. tale Leonardo da Vinci. E noi le nominiamo sempre perché è stata una Ma ci avete sorpresa. fatto il video? Lo trovo Sì, nei vostri video? sì, Ok. uno dei video vecchi dove non appare ancora lei, perché all'inizio lei non appariva, attenzione. Va bene. Questa gag me la dobbiamo raccontare perché voi non la sapete. Lei non appariva in video, ci avevano rubato il camper. Lei ha detto: se lo ritroviamo, appaio anch'io nei video. Pensando, figurati, ce lo ritroviamo. Dopo 2 giorni la polizia ci ha chiamato che era abbandonato in autostrada a Viareggio e allora ha dovuto cominciare a apparire nei video anche lei. L'aveva promesso. Eh sì, quelle promesse lì vanno mantenute, eh? Ecco, Certo. sentilo. Io basta che non vi rivedo a fare le grigliate senza di me, altrimenti vi denuncio. Hai ragione, Gabri. Mi sono sentito un mostro ieri a grigliare con il nostro amico Simone e te non c'eri. Non sono quasi riuscito a mangiare, vero Ale? No, il nostro Gabriele, che anche lui abita qua dalle nostre parti, che anche lui ha il canale Mezzo Litro on the Road, e non riusciamo, nonostante abitiamo vicini, a far coincidere un giorno da farci una grigliata È delle vero, ma comunque nostre. non è Ma facile, anche a succede noi sempre capita così, tante eh? volte.
Ma sai con quanta gente che ci segue, che abbiamo collaborato, vorremmo rincontrarci e non ci si fa mai. Anche questo Simone, full timer Garfagnana, voglio dire, è un'ora. Lui lavora le scritte in legno, no? Ci aveva fatto una scritta con Merici di Montagna, cioè, ma l'avrà fatta 6 mesi fa, perché non si riusciva mai a prendere e andare. No, non è semplice. Ma, cioè, io lavoro la domenica, lui cioè, non è Non è semplice. sempre facile, diciamo, il tempo è quello che ci condiziona un po' tutti, no? Sul È dove si vero. può andare, tutto, è vero. In un modo o nell'altro, sì, ti condiziona Quando siamo sempre. tutti liberi, piove. È vero. Poi. No, non siamo riusciti a mettere su un raduno perché poi mancava magari quello che mi fa piacere che c'era piuttosto che l'altro, eh? Non per far selezione, però c'è quelli che magari sono Certo. amici e no, non siamo riusciti a farlo, siccome lo voglio fare qua in Campo Cecina da noi in Apuane, l'ho già parlato col tipo per il posto e tutto quanto, però ormai si va a stagione nuova, primavera, perché sicuramente ora se comincia a fare nevischi e tutto con i camper è difficile arrivare su. Voi ci siete mai stati qua da noi in Apuane? Mi sembra Siamo di sì. stati sì, sì. quando c'è stato il raduno a Carrara. Sì, è da noi, sì. Ho fatto un L'abbiamo giro fatto su da nelle voi, o cave siamo con i stati nelle falchi cave, dell'Apuane. abbiamo fatto un po' di giri. Sì. Ma avete fatto con i falchi dell'Apuane, che è un gruppo di fuoristradisti? No, li abbiamo No. fatto con il 4x4 Frog Fest, si chiamava. Era proprio la festa che hanno fatto lì a Carrara, che c'erano Ah, i quella falchi che hanno fatto anche che quest'anno dopo Viareggio l'hanno fatta. Sì, sì. dovevo andare anch'io a fare il video lì perché mi interessava il discorso car camping, poi invece perché dopo noi c'è stata la tempesta e quindi non era agibile i capannoni e allora l'hanno No, fatta infatti noi abbiamo fatto all'esterno. solo il Ma raduno. infatti l'ho visto, perché lì dove c'era il raduno, dove ci si trovava, c'era stato poco prima, insomma, tutto quel Ad disastro agosto. che c'era stato, quello, si è visto un macello, ma infatti le strutture non erano adibite, cioè non hanno usato le strutture lì a Carrara. Infatti non ho fatto il video perché sinceramente l'esterna era esclusivamente fuori strada e andava un po' fuori contesto per il mio video. Sì. Però se dentro mi ricordo che c'era molto anche sul campeggio, il car camping e quindi Infatti, a noi ci hanno detto che Mi dovrebbero sembra ad rifarla ad aprile. aprile. Sì, ci sono già Infatti, le date, me lo dopo ricordo. qua dovremmo esserci anche noi. Io gli ho detto, Sì. guardate, teneteci con l'asterisco perché noi non sappiamo quando partiamo. Gli ho detto, se non partiamo, ci siamo volentieri. No, se ci siete, tanto ci vediamo là, perché io sarei dietro casa, è a 500 metri, un chilometro, quant'è? Sì, Sì, più o un paio meno. di chilometri, no? 500 metri, no. Mio figliolo è arrivato in chat, infatti vi ho raccontato l'aneddoto delle balze di Valdarno di Leonardo da Vinci, non a caso, infatti mio figlio si chiama Leonardo, perché c'è tutta una passione particolare per il genio, per il nostro genio toscano. Comunque lì andate, intanto guardatevi il video che comunque Sì, sia vado a vedere. vi dà già un'idea di Su com'è posto. quella falsa riga lì ci sono anche le lame Le rosse, lame rosse, che forse sì, sono più Monti belle. Sibillini, sì, forse Che sono un sono più pochino più belle. belle. È sempre una realtà di quel tipo lì, ti sembra un canyon. Anche lì poi lo vedete nei video comunque perché. Sì. Buonasera alla nostra amica Cora. E ovviamente iscrivetevi anche al canale, eh? Ora io Attenzione. mi vado a scrivere a loro. Non ti sei ancora iscritta? E No. no. Sì. Noi Come non ti sei? siamo già iscritti, eh? Io sì, io per forza, sennò come facevo a conoscervi per invitarvi, voglio dire. Anche perché sinceramente io prima di invitare qualcuno o a un gruppo Facebook o a un canale, cioè deve avere dei contenuti che capisco chi è e può essere inerente a quello che propongo nelle live, altrimenti non avrebbe senso. Se te pensi come è nata la cosa nostra di prendere il Land Rover, praticamente noi cos'è? 3 anni fa, no? C'è stato quel periodo che aveva nevicato tantissimo in Val di Luce, che c'era tutto bloccato. La siamo andati a fare un giro in Val di Luce, Avevamo semplice, la Mini. con la Mini, Sempre presente? Esatto. per lo sbagliare strada. Ho capito, volevo andare a Fiumalbo. Fiumalbo, c'è cioè quella curva così che se la salti non la vedi se vai fuori. Cioè, Ho capito, sì, Val di siamo Luce, rimasti Madonna. piantati con quella lì, Ci c'era siamo neve. guardati, gli ho detto, torno a casa, voglio un fuoristrada. Mi sono messo a girare su subito.it, su Marketplace, ovunque. Alla fine, dopo 3 o 4 ore, siamo riusciti a trovarlo. Abbiamo dato via Sì, la Mini. ma anch'io infatti ora la nostra Polo,
quando sarà da cambiare mi orienterò su un fuoristrada, magari non estremo, ma un fuoristrada, perché comunque a noi ci serve un mezzo così. Quando non siamo in camper, siamo sempre per monti, anche con la macchina. Sì. Ma poi a noi ci piaceva girare nei posti strani, neve, non neve. Cioè, a me la cosa che ci deve fermare, perché c'era la neve, non mi andavo. Ho detto no, ci vuole il fuoristrada. Però non c'era ancora Coppia Avventura. L'abbiamo preso perché ci piaceva andare in giro così. E sì, poi... sì, ma anche con... Ma io ora per dire, qua a Campo Cecina arrivo su proprio in cima anche con la neve, anche con la polo. Raro che ho messo anche le catene, ma perché quando conosci la strada a menadito, sai dove c'è il punto di ghiaccio, sai dove c'è il punto che devi andare allegro, sai che curva ti aspetta. Cioè, se conosci la strada, sinceramente puoi andarci anche senza catene, vai sempre allegro, non perdi attrito, però devi conoscere la strada. Lei veramente lo sa, c'è testimone. Io se c'è una curva dico qua c'è il lastrone di ghiaccio tutte le volte. Ma lo so. E allora hai capito? Altrimenti se vai in posti che non conosci ci vuole comunque un mezzo che sia preparato a quello, un 4x4, che poi non serve chissà cosa, perché ma io mi sono orientato poi almeno in mezzo, eh. Io mi sono orientato anche, vedo che tanti stanno valutando la Dacia Duster 4x4, no? Che sì. Comunque sia Non è un 4x4 puro, però ti dà un po' di possibilità di affrontare, diciamo che è una via di mezzo, no? Che puoi usarla tranquillamente tutti i giorni, ma allo stesso tempo ti permette di andare, diciamo, anche in un leggero fuoristrada, una neve, risponde un po' meglio che una macchina magari normale. O una Panda 4x4, anche se la Panda 4x4 costa una barca di soldi, il modello nuovo. Cioè, no, devi prendere quella vecchia di Panda 4x4. Ma anche quella vecchia, io sono andato a vederla come seconda macchina, che abbiamo anche un'altra auto, no? Noi che sta per tirare le cuoia. E cioè, sono prezzi assurdi anche delle Panda 4x4, che se dovessi prendere preferirei il modello vecchio, a quello nuovo. E se te trovi è inarrestabile. Quello con la trasmissione PUC è inarrestabile. È inarrestabile, sì, perché poi qua da noi ce l'hanno tantissimi, e se lo tengono stretto. Buonasera al nostro Christian. Eh sì, ora fra un pochino chiudiamo anche noi perché abbiamo superato l'ora e cerchiamo di mantenere un attimino il format nell'ora di trasmissione. No, sì, dicevo, anche la Pandina 4x4 è inarrestabile. Io l'ho vista qua in Apuane fare delle cose allucinanti, ma veramente. Vero. Ma fare il culo del fuoristrada, Sì, 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 vero, vero. Ho visto dei Defender impiantati e delle Pandine andare su. Anche se poi il Defender proprio puro da noi viene usato tanto nelle cave, sì, è un signor fuoristrada, però l'ho visto tante volte in difficoltà rispetto a tanti altri mezzi. Ho visto dei Suzuchini andare e dei Defender, per dire, ferma, anche a passo corto, fermarsi. Che poi è una macchina che non nasce proprio per il fuoristrada, il Defender, nonostante sia un trattore, una Jeep, nasce più che altro per il deserto, perché ha una grandissima tenuta per l'usura, no? Quindi nasceva proprio sabbia, deserto. E poi ci sono le auto come la vostra, che è ibrida, cioè ibrida nel senso che si può usare quotidianamente, ma si può usare anche in fuoristrada. Che un Defender, per dire, è un puro fuoristrada, lo vai a usare quotidianamente, cioè impazzisci, insomma, anche nel traffico. Poi c'è proprio anche sta guida, nascendo con la guida destra, c'è una guida veramente stretta, io non so se l'avete mai guidato, è particolare come mezzo, però è affascinantissimo anche quello. Defender. Ho visto alcuni camperizzati a passo lungo che fanno veramente gola, però anche lì sono dei prezzi. Sono quei ragazzi che sono adesso in Albania, è spettacolo che ce l'hanno color bronzo. Non lo so, ma una coppia? Sì, lui c'ha la barba un po' rossiccia e c'ha la sua compagna. Non ce l'ho presente. Non ce l'ho presa. Ora il nome non me lo ricordo, perché ne seguiamo talmente tanti su YouTube, però loro sono forti. Cioè, ci sta che li ho visti. Un Defender della Madonna, cioè preparato, bello. Ci sono anche quei due ragazzi turbolenti con la Renault 4 che girano, loro sì, hanno la Marocco. Sì, anche loro sono in gamba. Li abbiamo visti, no, non li abbiamo incrociati per poco ad Asti da Alessandro, ad Agripassione. E anche loro sono in gamba, poi la Renault 4 lo spettacolo veramente, che comunque sia ha un volume che dentro non è che sia poi così scomoda, per proprio fare un car camp. Io sto in piedi è meglio di tanti altri mezzi come volume, perché è molto squadrata, bagagliaio ampio, si presta, poi il mezzo è quello che è,
però sono quei mezzi che con un calcio e un po' di fil di ferro vanno, assolutamente. Quei mezzi lì è così, come i Defender, se te prendi i Defender vecchi è uguale. Certo. Il Defender nuovo alla fine c'ha già elettronica, già il Defender nuovo è bellissimo, ma mi sa tanto di giocattolone. Non il nuovo, io parlo sempre del 90, però uno dei modelli fatti. Ah, sì, hanno l'elettronica, certo. Comincia certo. A già avere l'elettronica. Quello nuovo è ancora più elettronica di quanto ce n'ha la nostra, che già la nostra ce n'ha tanta. Eh sì, ma quello nuovo non è più, è un SUV, non è più un fuoristrada. Anche se si può comportare benissimo in fuoristrada. No, non è più quelle cose che fa paura. Anche certo, però io ho il pensiero di andare a fare un fuoristrada estremo con una macchina che punta appunto sull'elettronica, non lo so. Poi che ci ha dovuto mettere, ci ha dato una bella mano l'HDP che ce l'ha preparata per riuscire a toglierci un po' di problemi legati all'elettronica, perché appunto aiuto quella macchina lì, se no rimane troppo stradale. Infatti intendo quello, no? Si affida troppo all'elettronica, ti può aiutare da una parte, ma può essere d'impiccio da un'altra, perché poi quando sei a fare un fuoristrada puro, sì, ti ripeto, l'elettronica c'ha il suo, perché non lo possiamo negare, perché un Defender c'hanno tutto automatico, no? Come movimenti fuoristrada, come sospensioni, come assetto ciclistica e tutto il resto, però comunque sia il vecchio manico è il vecchio manico, secondo me, di sapere dove mettere le ruote, no? Comunque ragazzi, niente, la nostra chiacchierata ce la siamo fatta, abbiamo fatto 1 ora e 15, ci ha fatto piacerissimo parlare con voi, ci dispiace che tutte le volte devo segare così la conversazione, però i tempi e poi è il brutto dello spettacolo, come diciamo. Il bello della diretta è il brutto della linea TG5. No, più che altro, come dico tutte le volte per giustificare il taglio brusco che faccio con gli ospiti, che la riguardano tanto in differita e quindi non voglio fare roba veramente troppo lunga. Ora ci sbragheremo fra 2 live, perché faremo una live, la Christmas live, e quindi quella sarà veramente infinita, perché sarà molti ospiti e ci sono dei personaggi tipo il nostro Guelfi, che ora c'ha il dente avvelenato della griglia, e tanti altri amici. Faremo la live mentre griglia, e ci sarà una live veramente da degenero, quella sono sicuro che andrà a finire così diciamo meno seria, meno impegnata. Ragazzi, ripeto, è stato veramente un piacere. Io anche per chi sta guardando adesso, a chi è stato collegato in chat, a chi, e sono tanti per fortuna, rivedranno in differita la live, andate a vedervi i video dei ragazzi di Coppia Aventura, perché sono molto molto carini e divertenti. Iscrivetevi. Chi guarda Coppia Aventura, venga a iscriversi a Ricci di Montagna, perché ci devo spingere. Ovviamente voi nei vostri social, se volete pubblicare la live anche su Facebook, okay, la potete salvarla e condividere, almeno diciamo si può più vedere più ampio spettro e più alla portata di tutti. E vi lascio salutare e poi chiudiamo in bellezza, ok? Dovete salutare. Aspetta, no, mi sono bloccato tutto. Allora, un bacione a tutti, grazie a voi, grazie a Ricci di Montagna, a presto, ciao. Ciao. Alla prossima avventura, ciao ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao.